Buonasera, gli amici telespettatori di TV City, nuova puntata del nostro format di approfondimento TV City Interactive. Naturalmente parliamo dell'emergenza coronavirus e lo facciamo di volta in volta con esperti del settore in collegamento in streaming. Oggi nostro ospite il dottor Vincenzo Tipo, primario del pronto soccorso dell'ospedale Santo Bono di Napoli, che saluto e ringrazio per essere in nostra compagnia. Saluto naturalmente il nostro direttore tecnico alla regia, Ciro Gaglione. Buonasera a tutti. Buonasera. Dottore, dal 4 maggio dovrebbe partire la cosiddetta fase 2 dell'emergenza, ma come si articolerà da un punto di vista sanitario questa fase? Come dobbiamo affrontarla? Allora, sì, dal 4 maggio dovrebbe in qualche modo riprendere un poco tutta l'attività gradualmente. Questa è la cosa che ci stanno ripetendo tutti. Che non dobbiamo assolutamente pensare che il 4 maggio ci sarà una ripresa completa e totale. Questo sarà graduale perché dobbiamo capire bene che dal punto di vista sanitario il virus non è stato sconfitto. Quello che è successo fino ad oggi con il distanziamento sociale ha fatto sì che c'è stata una forte riduzione dei contagi. Infatti ogni giorno noi sentiamo le varie trasmissioni che ci dicono che i contagi generalmente sono in discesa, quindi sono in discesa in qualche modo la pressione, in discesa la pressione sulle terapie intensive, sugli ospedali. Questo sicuramente è un buon segno, ma questo non significa che il virus è stato sconfitto. Il virus si sconfiggerà solamente con la cosiddetta immunità di gregge, che chiaramente noi speriamo che non venga come dal modello britannico che voleva fare ammalare tutti, ma venga con il vaccino. E possiamo escludere che con questa fase 2 non ci sia un effetto boomerang? Assolutamente no, per questo la fase 2, ripeto, sarà graduale, sicuramente come stiamo sentendo, ovviamente poi tutte quelle che saranno le fasi operative ci saranno volta per volta illustrate dai vari decreti che faranno sia il governo che le regioni, ma non si potrà pensare di uscire tutti insieme e di riprendere la vita assolutamente normale. Dovrà essere mantenuto assolutamente il distanziamento sociale, bisognerà uscire ma con delle precauzioni, quindi utilizzando probabilmente le mascherine, utilizzando i guanti, come avete già sentito le scuole non riprenderanno subito ma riprenderanno a settembre e quindi saranno sicuramente da evitare gli assembramenti consueti, quindi probabilmente non riapriranno le discoteche, non ci potranno essere eventi affollati, sicuramente la congressistica, perché noi già sappiamo, perché già ce l'hanno comunicato, la congressistica sarà tutta rinviata nel 2021, quindi si manterranno sicuramente quello che è il distanziamento sociale. Bisognerà continuare a mantenere la distanza di almeno 1 metro tra due persone, anche quando si va al supermercato a fare la spesa, bisognerà entrare nei negozi mantenendo il distanziamento sociale, quindi entrando a scaglioni, pochi per volta, a seconda della metratura quadrata dell'esercizio. E questi saranno tutti accorgimenti che volta per volta ci verranno indicati, ma che devono contribuire a mantenere questo contagio basso. Perché, ripeto, il virus è sempre presente e non ci vorrà nulla affinché un nuovo focolaio si vada ad alimentare. Basta che soltanto non si mantengano queste piccole attenzioni che ci sarà immediatamente la ripartenza dei focolai. E questo noi ovviamente non lo vogliamo, perché se abbiamo raggiunto questi risultati è perché vogliamo tutti stare un po' più tranquilli. L'estate dovrebbe rappresentare un periodo di tregua, ma poi dall'autunno che cosa dobbiamo aspettarci? L'estate sicuramente rappresenta un periodo di tregua, ma dal punto di vista sanitario, dal punto di vista proprio della virulenza del virus, questo non lo so, questo probabilmente non lo sa nessuno. Non ci dimentichiamo che questo è un virus completamente nuovo e il maggiore degli esperti mondiali di coronavirus, proprio del CoV-SARS-2, lo conosce da appena 3 mesi, quindi insomma nessuno sa bene di che cosa stiamo parlando e con chi abbiamo a che fare. Qualcuno dice che il caldo in qualche modo lo inattiva, almeno anche non completamente ma parzialmente, altri no. Questo
questo lo proveremo sul campo, come si dice. Per questo non dobbiamo mai mantenere, non dobbiamo rilassarci di fronte a questa epidemia. L'estate sarà un periodo di tregua, probabilmente ci saranno, sempre con le precauzioni e con le dovute attenzioni, si potrà riprendere in qualche modo ad avere un'attività all'aria aperta, si potrà andare anche al mare, sempre con le dovute attenzioni. Ma dall'autunno, l'autunno costituisce per noi medici sempre un periodo particolarmente impegnativo. Ci saranno le forme influenzali stagionali, le forme virali respiratorie, e adesso da questo autunno si aggiungerà anche il COVID-SARS-2, che sicuramente riprenderà la sua circolazione. E quindi per questo dobbiamo studiare tutte quelle che sono le misure affinché non ci sia una ripresa dei contagi, quindi probabilmente tutto sarà in qualche modo organizzato su questo, e noi speriamo fortemente che per quella data, non dico proprio in autunno, ma nell'immediatezza del prossimo anno, ci sia già qualcosa disponibile, tipo una vaccinazione che possa in qualche modo almeno iniziare a proteggere la popolazione. Sicuramente resteranno dei timori nelle relazioni sociali. Ecco, tutto questo da un punto di vista psicologico come si dovrà affrontare? Io credo che effettivamente non si tornerà, almeno nell'immediatezza, come prima. Cioè, veramente ci sono delle remore, ma noi lo vediamo anche oggi quotidianamente, se ci incontriamo, se almeno anche nell'ambito lavorativo, quando ci si incontra si mantiene a distanza. Ormai è diventata un'abitudine, e credo che questa abitudine in qualche modo si manterrà. Forse anche una cosa igienicamente corretta, insomma, mantenere questo tipo di distanza, perché non dimentichiamoci che poi le forme infettive che si trasmettono col droplet, quindi con la saliva, con le goccioline di saliva, sono tantissime. Questo probabilmente, se si mantiene, riuscirà a contenere anche quelle che sono le infezioni generali, anche quelle stagionali, invernali ed autunnali. Oggi purtroppo abbiamo registrato un decesso di un uomo di Torre del Greco all'ospedale San Leonardo. Tuttavia i dati in Campania sono positivi ed incoraggianti. A Napoli città in 24 ore non ci sono stati decessi, quindi sono sicuramente dati positivi rispetto alle altre regioni. Sicuramente sì, questo dobbiamo in qualche modo anche ringraziare anche chi ci governa, perché veramente è stato il presidente De Luca ha voluto fortemente, anche anticipando quelle che erano le disposizioni nazionali, ha voluto dare questo segnale forte per mantenere queste norme rigide affinché non ci fosse la diffusione del contagio. Questo è stato un bene, perché purtroppo l'organizzazione sanitaria, che è andata migliorando nel tempo, ma all'inizio non avrebbe consentito di impattare una così forte un'epidemia che avrebbe avuto un numero di contagiati molto molto alto. Quindi è stato un bene, e noi adesso stiamo vedendo i risultati di queste iniziative, di queste disposizioni che sono state date già da almeno un mese. Oggi cominciamo a vedere la prima volta il numero zero nei contagi a Napoli. Probabilmente questa sera, con il bollettino regionale, registreremo ancora qualche numero inferiore rispetto ai giorni scorsi. E sicuramente dispiace a me come torrese, ma dispiace in generale sempre quando succede un decesso di un cittadino, ma stiamo parlando di persone che sono ammalate già qualche settimana fa. Lei in particolare si occupa di minori, sappiamo che i minori sono stati quelli meno colpiti da questa emergenza, ma parliamo di dati. In Campania che dati abbiamo raggiunto rispetto ai minori colpiti dall'emergenza? Sì, in Campania noi abbiamo circa un 110-120 minori che sono stati colpiti dal Covid-19. Devo dire che tutti hanno avuto dei sintomi lievi, e sono la maggior parte di questi, tranne credo meno di 10, hanno avuto la necessità di essere ricoverati in ospedale. Anche il ricovero ospedaliero è stato un ricovero che non ha creato particolari problemi, è stato superato con in buone condizioni, insomma, i pazienti sono stati dimessi anche in condizioni discrete, buone. Non hanno mai avuto bisogno di terapia intensiva, non hanno mai avuto bisogno di terapia subintensiva, per cui questo ci incoraggia. Che cosa succede per i minori? Perché i minori sono in qualche modo più protetti? Questo non lo sappiamo ancora.
Abbiamo visto che i minori sono in qualche, anche se vivono in focolai, all'interno di focolai o familiari o per esempio di quartiere, sono meno esposti al contagio. Probabilmente le teorie sono tante, insomma, non stiamo nemmeno qui a dirle, anche perché non sono certe queste teorie, sono tutte ipotesi. Però, proprio per il fatto che i minori sono, che i bambini sono pauci o asintomatici, quindi non hanno una grande sintomatologia, questi possono essere diffusori di contagio. Potrebbero essere delle piccole bombe orologeria che in qualche modo possono esplodere e quindi favorire questi contagi. Per questo, anche per i minori, bisogna far sì che bisogna mantenere l'attenzione alta anche per loro. Tuttavia, Però poi questi c'è un genitori. altro. Scusi, dottore. No, prego, prego. No, io per i minori, purtroppo, devo dire che i bambini, soprattutto, sono quelli che stanno vivendo anche in maniera particolarmente impegnativa questo periodo diciamo, di lockdown, perché loro, non ci dimentichiamo che stanno in casa ormai da 2 mesi, non escono nemmeno a fare la spesa, nemmeno quelle poche occasioni che hanno gli adulti di poter uscire, loro non le fanno. Questo è un problema importante. Esatto, proprio questo stavo per dire, lei mi ha anticipato, alcune docenti ci segnalavano proprio questa difficoltà di coinvolgere i ragazzi anche in attività ludiche, in attività un attimino più concrete, però comunque i bambini sono ormai allo stremo, non ce la fanno proprio più a stare a casa, quindi sul piano psicologico la situazione è diventata complicata sia per le famiglie che per la didattica a distanza. Assolutamente sì, io devo dire che noi per esempio stiamo cominciando a vedere anche in ospedale una serie di patologie psicosomatiche, dalla cefalea agli attacchi di panico, che hanno i bambini, hanno i ragazzi, gli adolescenti o i preadolescenti in questo periodo. Adesso sì, forse tanto, è troppo il tempo per cui questi bambini sono stati segregati in qualche modo in casa. E bisogna trovare delle soluzioni, bisogna far sì che ci siano delle soluzioni importanti anche per questo. Bisogna consentire in qualche modo ai bambini, ai ragazzi di riprendere la loro vita normale, quindi i loro contatti sociali, che possono essere quelli con i loro compagni di classe, piuttosto che con i loro amici di giochi, oppure in qualche modo con quelli con cui loro sono abituati a vivere, per esempio i nonni. I nonni, che hanno un ruolo importante nella formazione dei bambini, non possono partecipare alla loro vita in questi giorni. E nonostante, per fortuna, ci aiuta la tecnologia, cioè noi adesso stiamo parlando, ma utilizzando il web, e questo è stato di grande aiuto, devo dire. Io lo sento, lo vedo, il potersi vedere, il potersi in qualche modo sentire, il potersi guardare negli occhi anche a distanza è stato importantissimo. Ci ha aiutato tantissimo ad andare avanti Eh in questa fase, un po' a tutti. sì, certamente sì. Ma pensate che i bambini hanno potuto in qualche modo vedere i loro cuginetti, i loro nonni, i loro zii, li hanno potuti vedere in faccia, insomma, attraverso anche uno schermo. Però questo comunque li rende in qualche modo vivi e presenti. Hanno potuto scambiare, potuto far vedere i loro disegni. Questi sono tutti messaggi, sono tutte cose che hanno aiutato in qualche modo anche i più piccoli a superare questo momento. Tanto ormai siamo quasi alla fine, quindi mancano un paio di settimane e poi in qualche modo sicuramente ci sarà la possibilità di riprendere un poco di vita normale anche da parte dei bambini. Torniamo quindi a parlare della fase 2, si prevede una nuova organizzazione delle ASL sia per quanto riguarda i tamponi che i test sierologici. Sì, sicuramente, questo chiaramente è strettamente legato alla ripresa delle attività. Bisogna far sì, bisogna screenare un po' la popolazione, bisogna capire quanto il virus è circolato all'interno della popolazione, anche perché ci potranno essere alcune persone, come già in qualche modo si vede, che possono avere avuto un contatto e aver già sviluppato gli anticorpi protettivi a questo virus. E questo oppure potremmo di contro vedere che c'è ancora una grande suscettibilità alle infezioni. Per esempio, qualcuno parla, l'ho sentito già nei giorni scorsi, anche personaggi importanti nell'ambito dell'epidemiologia nazionale,
di parlare del 90% di suscettibilità, vuol dire che il virus è stato in qualche modo a contatto soltanto con il 10% della popolazione. Questo sarebbe veramente preoccupante, perché vuol dire che il 90% della popolazione è ancora suscettibile ad ammalarsi. E questo imporrebbe delle misure purtroppo ancora restrittive. Vabbè, cerchiamo insomma di essere ottimisti, di guardare con fiducia questa nuova fase che caratterizzerà l'emergenza e con la quale dobbiamo convivere. Di questi temi naturalmente continueremo a parlare nelle prossime puntate della nostra trasmissione. Saluto e ringrazio il dottor Vincenzo Tipo per essere stato in nostra compagnia e il nostro direttore alla regia Ciro Gaglione. Un saluto da Antonella Lo Sapio e tutti i telespettatori. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti.